Stava lavorando in cucina come ogni giorno, sotto lo sguardo degli operatori. All'improvviso qualcosa lo ha fatto scattare. Lui è un giovane ospite della comunità Terra Libera Tutti di Zero Branco. Ha puntato il coltello verso una psicologa, ferendola all'addome. È successo tutto in pochi secondi davanti agli altri ospiti della struttura attiva da anni a Zero Branco per il recupero e l'assistenza dei giovani con disagi e disturbi psichici. Non è chiaro che cosa abbia scatenato la reazione del ragazzo, se un rumore improvviso o un altro elemento di disturbo che ha spezzato il suo equilibrio. Sto cercando di capire, ci ha detto adesso, mi ha chiesto di tagliare le patate piccole, probabilmente in primavera, un rumore forte e ha colpito la psicologa. Le condizioni della 32enne psicologa sono serie, ma la donna non è mai stata in pericolo di vita. È stata sottoposta a intervento chirurgico al Caffoncello di Treviso. Era lucida, cosciente, dolorante naturalmente, ma insomma niente di grave, ecco, quindi speriamo che possa riprendersi presto e stiamo anche noi aspettando aggiornamenti dell'ospedale. I carabinieri adesso dovranno ricostruire quanto accaduto, sentendo il ragazzo, i presenti e i responsabili della struttura. Per il presidente di Terra Libera Tutti, per il sindaco che ha sempre creduto nel progetto assistenziale di recupero, è stata un'azione imprevedibile che non può pregiudicare il lavoro di anni nei confronti dei soggetti più fragili. Dove c'è libertà c'è anche rischio. Noi cerchiamo di contenerlo, di guardarlo, di osservarlo, di conviverci e oggi non siamo usciti. Chiaro che quando si ha a che fare appunto con ragazzi fragili e con reazioni che non si possono calcolare prima, può essere pericolosa qualsiasi cosa, può essere pericoloso anche solamente l'utilizzo di un bicchiere, di una sedia, lo spostamento di una sedia o qualsiasi altra cosa.